La radio a pezzi. Signore e signori, prima di chiudere naturalmente abbiamo il TG Mio. Prego. Voglio dare le notizie per Mio News, il settimanale di informazione del mio mondo. Buongiorno e benvenuti a Mio News, settimanale di notizie fatti dal mio mondo. Enrico Maria vi parla. Partiamo dunque con il fatto della settimana. Martedì notte, partita nell'appartamento di famiglia, l'ultima sfida di Sleep Factor, il reality dedicato a chi russa rumorosamente durante la veglia notturna. Giudice unico della sfida tra gli uomini di casa, la madre del sottoscritto, che ha decretato il vincitore, ovvero il padre, usando la tecnica del telecomando, cioè comparando il livello di volume massimo raggiunto con la TV per coprire i rumori prodotti dal rilassamento retropalatale della lingua con posizione del corpo supino. Punteggio finale 27 a 22 su massimo di 30. Bene, bene. Giovedì sera invece nuova sfida tra padre e figlio, ancora, cioè col sottoscritto, sì. In ambito culinario con la prova dello scotta toast, me medesimo ha bruciato al meglio la concorrenza patrigna producendo un toast al prosciutto e formaggio ben carbonizzato, vincendo per distrazione con utilizzo di ben 45 minuti dello smartphone giocando a Candy Crush, bene. Fino ad intenso odore di fumo intossicante sparso in tutta la casa, leggermente ammorbato con utilizzo di spray per ambienti alla lavanda. E venerdì mattina, infine, ultima sfida familiare con il padre del sottoscritto a Cat San, ovvero la raccolta delle deiezioni solide nel giardino condominiale, procurate da 13 gatti censiti dal comune di residenza come stanziale colonia felina. Risultato della sfida, sostanziale parità di 12 cacche totali ritirate da ciascun sfidante, perché uno dei gatti in calore ha momentaneamente spostato il suo territorio di azione. E per concludere, con l'imminente arrivo della primavera, il sottoscritto, per cercare di stimolare ulteriormente la propria autostima, sta organizzando una programmazione di prove o sfide competitive all'aria aperta, cercando di coinvolgere persone esterne alla propria famiglia di origine. Chi fosse interessato a partecipare, contatti la personale redazione al 328-94-52206. No, ma non si dice in diretta. E con questo è tutto. A risentirci la prossima settimana. Volentieri. Grazie, grazie mille. Allora, la radio a pezzi.